Il viaggio di Incontra giunge all'ultima puntata. Nel corso del programma abbiamo voluto affrontare tematiche di attualità attraverso lo sguardo e la voce dei protagonisti, sviluppando azioni congiunte e lavorando su un territorio ricco di storia. Il monumentale camino del Salone di Palazzo Calippini, realizzato interamente in bugnato a punta di diamante. Uno stile assolutamente originale per l'architettura trentina dell'epoca. Originale è anche il progetto di cui vi parleremo oggi. Pensato per persone affette da sclerosi multipla e malattie neurologiche. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta. Lo scopo del progetto che AISM ha presentato in collaborazione con l'associazione EMMA è quello di costruire percorsi con attività modificate che permettano alle persone con disabilità di frequentare attività di benessere per un percorso di crescita personale. Il nostro progetto propone percorsi destinati a persone con sclerosi multipla del territorio e malattie neurologiche similari, che si sono dimostrati efficaci a livello scientifico, tra cui c'è il Nordic Walking, l'attività fisica adattata e l'abilitango. Durante il percorso di abilitango, l'utente fa doppia fatica perché deve seguire il tempo della musica, al che deve mettere in moto il cervello per pensare al movimento che poi il corpo deve eseguire. Le attività proposte hanno effetti positivi sull'apparato cardiocircolatorio, aumentano la forza e la resistenza, migliorano l'equilibrio, l'umore e soprattutto diminuiscono lo stress. Queste attività sono molto partecipate, i nostri utenti sono contenti, abbiamo sempre delle risposte molto positive. E di solito i nostri corsi hanno una media di 10-12 partecipanti che comunque non aspettano altro che uscire di casa per venire qua in sezione per socializzare. Diciamo che la socializzazione è la cosa che ai nostri utenti serve di più. Noi è stato molto importante essere riusciti a dare ai nostri utenti delle risposte concrete e aver soddisfatto le loro esigenze. L'obiettivo di questo libro non è quello di darti una bacchetta magica che ti permetta di risolvere ed eliminare tutti i problemi che stai vivendo. Questo testo non può offrirti una soluzione univoca e indiscutibile, però può fare molto di più,
può fornirti una cassetta per gli attrezzi, composta da strumenti che ti permettano di affrontare questa situazione, davvero difficile, nel miglior modo possibile. Dottore di ricerca in sociologia, organizzazioni, culture, assistente sociale e docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, oggi per noi veste i panni di scrittrice, raccontandoci del suo ultimo libro, Prendersi cura di un anziano fragile, guida pratica per il caregiver. Stiamo parlando di Giulia Vancini. Caregiver è una parola che abbiamo preso in prestito dal mondo anglosassone perché ci aiuta ad avere in mente qualcosa di più rispetto a quello che è il termine italiano legato appunto all'assistenza, perché prendersi cura di una persona non è solo assisterla. E gli anglosassoni ci aiutano anche in questo perché differenziano il curare con curing e il termine care come prendersi cura. Quello che appunto fa un caregiver è prendersi cura, avere premura, riuscire a vedere la persona non solo come il problema che deve essere eliminato o guarito, anche perché in molte situazioni questo problema non può essere eliminato e risolto, e supporta questa persona. Quando si parla di caregiver non si parla solo di caregiving legato alle persone anziane, ma ci si riferisce, ripeto, a tutte quelle persone fragili che possono avere bisogno di supporto. Pensiamo ad esempio alla disabilità, ma anche pensiamo ai bambini che hanno bisogno comunque di un supporto nel loro crescere e nel loro avere bisogno di qualcuno per apprendere e fare il loro percorso. Quindi il caregiver è colui che sostiene una persona che ha bisogno di questo supporto. Uno dei bandi di Fondazione Caritro è dedicato a cultura e sport per il sociale. Sembrano due realtà distinte e inconciliabili fra loro, ma è davvero così o c'è un ponte che le unisce? Lo chiediamo a Fabio Bazzanella. Il bando cultura e sport per il sociale è uno strumento che la Fondazione Caritro mette a disposizione della società civile trentina dal 2015. Lo fa nell'intento di favorire collaborazioni virtuose tra realtà del sociale e realtà del settore cultura. Lo fa nell'intento di favorire e di arricchire quello che è il lavoro culturale con finalità ed intenti di carattere sociale. La cultura è inevitabilmente un vettore privilegiato per la diffusione del sapere, così come per la divulgazione delle arti. La cultura è chiamata nel futuro prossimo a favorire percorsi di inclusione sociale e in questo modo generare coesione sociale all'interno della nostra comunità. È dimostrato, anche su riviste scientifiche di settore, che attività come il Nordic Walking, la ginnastica dolce o percorsi dedicati al sé sono in grado di unire libertà creativa e connessione fra la volontà di fare un movimento ed il corpo che l'esegue. Questo avviene non soltanto tra i disabili, ma anche tra gli anziani,
Chiediamo a Giulia Vancini di condividere con noi il suo punto di vista. Assistere e essere assistiti è faticoso, quindi sia da una parte per l'anziano sia per il caregiver. Riuscire a trovare degli spazi per sé o anche degli spazi condivisi in cui l'attività che si svolge è diversa da quella dell'assistenza è sicuramente qualcosa di benefico, quindi che crea beneficio sia per l'anziano che per il caregiver. Trovare un impegno che sia un impegno condiviso tra la persona anziana o più in generale una persona fragile che ha bisogno di assistenza e il suo caregiver sicuramente è utile. Ad esempio, una delle attività che potrebbe essere valorizzata è quella delle attività all'aperto, l'attività fisica anche. Io parlo di questi impegni nel mio libro, parlo di impegni che sono condivisi proprio perché permettono di mantenere viva la relazione e permettono appunto, se sono attività all'aperto, anche di mantenere un benessere che non è solo quindi mentale, ma può essere anche fisico. Se dovessi dare due suggerimenti che riassumono un pochino quello che ho cercato di trasmettere in questo testo, è quello di porre attenzione alla relazione, quindi una persona che si prende cura di un'altra, di un'altra persona fragile, deve essere sempre consapevole che ha di fronte appunto una persona, non un oggetto da cambiare, sistemare, a cui bisogna controllare le medicine, ma qualcuno che deve essere disponibile a ricevere questa assistenza. Alle volte, non per cattiveria, non per malignità, questa cosa sfugge e qui ci sono i rischi più grandi che vanno sicuramente tenuti sotto controllo. Evitare questo e cercare quindi di porre attenzione alla disponibilità della persona fragile a ricevere assistenza vuol dire riconoscerla come persona. Abbiamo incontrato persone e conosciuto progetti stimolanti che sicuramente arricchiscono il tessuto sociale di un territorio attento a temi spesso trascurati. Vi ringrazio per averci seguito in questa serie nata dalla collaborazione tra Fondazione Caritro e Fondazione Museo Storico del Trentino. E parafrasando il titolo di questo programma, non smettete di innovare con tradizione.